Bene amici di Mythical Snake, questa video anteprima parlerà un po' della Stonex, la nuova azienda italiana che ha messo sul mercato dispositivi come lo smartphone Stonex One e l'Action Cam Stonex Cam. Ma detto questo, vi parlerò un pochino del suo nuovo rilascio, ovvero tratta di un'applicazione di messaggistica istantanea nata circa un mesetto fa principalmente per la piattaforma iOS, è arrivata pochi giorni fa anche per la piattaforma Android. L'applicazione in questione si chiama Ciao I Am. L'applicazione per quanto riguarda la piattaforma Android è stata messa sul Play Store, ma ritirata subito alcune ore per via di problemi di configurazione iniziale, ma ritornata nuovamente sul Play Store perché sono stati corretti questi bug di configurazione iniziale là dove io personalmente l'ho scaricata e l'ho installata, però il problema persisteva. Quindi, per quanto riguarda la configurazione iniziale per ricevere il codice di conferma, ha impiegato circa una giornata, anche facendo varie operazioni come dalla gestione delle app, cancellando i dati con la chiusura forzata, il problema rimaneva ugualmente. Ma detto questo, una volta che sono riuscito a configurare l'applicazione, ovvero Ciao I Am, devo dire che sono rimasto molto stupefatto, sia per quanto riguarda graficamente, anche perché riprende lo stile del Material Design e una cosa delle tante che riprende il Material Design è il pulsante fatto in basso a destra, che troviamo nella maggior parte delle applicazioni. Io personalmente, tralasciando commenti negativi sui vari blog e soprattutto sul Play Store, devo dire che l'applicazione si presenta molto bene, ha molte di quelle opzioni di cui io ne farei molto uso, però dato che la sto provando, devo provare un po' per quanto riguarda l'audio in chiamata e in videochiamata e devo provare alcuni aspetti di Ciao I Am. Per quanto riguarda l'invio dei file permette l'invio di file sia multipli e sia singoli, permette l'invio di documenti, video, audio, APK di Android, quindi permette di scambiare un po' varie tipologie di file senza problema. Devo dire che questa è un'opzione di cui io ne farei molto uso nell'arco del passare del tempo. Vabbè, quindi posso principalmente dire che l'applicazione rilasciata, come già detto prima, tralasciando commenti negativi, a me piace molto. Devo solo trovare qualche amico disponibile con cui provare chiamate, videochiamate e per quanto riguarda l'invio dei file. Detto questo, la recensione completa arriverà nei prossimi giorni su mythicalsnake.wordpress.com.